Siamo in piazza Fontanesi davanti al Borsalino Caffè, dove in questo momento la Conad Reggio sta facendo l'aperitivo di presentazione. Sono qui con Davide Morgese e Enrico Scarpi e i ragazzi si sono appena presentati al pubblico reggiano. E Davide, in via del tutto eccezionale, oggi prima il piacere e poi il dovere. Infatti domani ci sarà l'allenamento congiunto con il Viadana Volley. Come la vedi questa partita? Sarà un banco di prova interessante? Beh, sicuramente fa piacere per quanto riguarda l'aperitivo. Qui la presentazione fa piacere venire a contatto con, diciamo, il pubblico in generale. Poi la presentazione ufficiale della squadra fa sempre piacere. E per l'allenamento congiunto di domani direi sì, la prima, diciamo, amichevole ufficiale, anche se, cioè, perché quella di prima è stato un allenamento tra di noi, e quindi sì, una partita che dovremmo affrontare nel modo giusto, senza, cioè, usando le forze, perché siamo in preparazione, quindi siamo ancora sotto carichi pesanti per la sala pesi, quindi vediamo, sicuramente la affronteremo nel modo giusto. Ok, Enrico, tu invece, che non sei un local come Davide Morgese, cosa ne pensi, dai, di questa presentazione? Dici un po', Piazza Fontanesi? Sono contento di essere qua con i miei compagni e sono entusiasta, mi è piaciuto molto questo aperitivo. È stata un'occasione un po' per presentare la squadra al pubblico, che poi speriamo, ci auguriamo verrà alle partite al Palabigi. E sono anche contento perché domani avremo uno dei primi test per la squadra, per vedere un po' i meccanismi contro il Viadana Volley, come hai già detto tu. E niente, siamo in attesa, siamo appunto emozionatissimi per domani e speriamo di fare bene.